Buonasera, oggi prepariamo un pollo ripieno. Lo faremo in un modo semplicissimo, come tutte le ricette che faccio io. Prendiamo un polletto disossato. Questo pesava, prima di essere disossato appunto, pesava 1,2 kg circa. Quindi ora è rimasto senza le ossa. Eccolo qua, piccolino. Ecco qua il mio pollo. Ma adesso lo riempiremo. Riacquisterà la sua forma carina e sarà sufficiente anche per 4 persone. Ci serviranno per il ripieno 2 fette di pan carré che ammolleremo nel latte, del parmigiano grattugiato, della carota che è meglio se uno la può macinare o tritare con un robot, del porro che ho sempre tritato, della mortadella che ho macinato anche questa, del macinato di bovino, un uovo, olio, sale e pepe, un paio di bicchieri di vino bianco e dei rametti di rosmarino. Ma veniamo alla preparazione che è semplicissima. Benissimo, ecco qua il mio polletto in primo piano. Dicevo, questo l'ho dissossato io, non l'ho fatto molte volte e tutto sommato trovo che non sia poi una cosa difficilissima da fare. Bisogna provare, uno prova, poi dopo piano piano si impara, non è niente di così complicato. Comunque se uno proprio non riesce si va dal macellaio e ce lo facciamo disossare. Prepariamo intanto il nostro pan carré che lo ammolliamo con il latte, ci versiamo sopra il latte, glielo facciamo assorbire in modo che si ammorbidisca. Questo come quando uno prepara delle polpette. Prendiamo una ciotola bella capiente e iniziamo a mettere giù tutto quello che ci servirà per il ripieno del nostro pollo. Quindi le carote, il porro, la mortadella, il formaggio, un po' di trito di bovino e aggiungiamo il pan carré che lo strizziamo un po' e lo sbrigioliamo. Poi ad un certo punto dovremo usare per forza le mani perché è più semplice. Saliamo il nostro ripieno, va sempre considerato che c'è la mortadella ma tutto il resto va salato. Mettiamo un po' di pepe, il nostro uovo, mescoliamo bene il ripieno. Questo diciamo è il sistema quello più classico, un po' di verdure, un po' di carne macinata, ma poi si possono fare milioni e milioni di varianti. Io per esempio un anno in Sicilia ho mangiato un pollo ripieno con i würstel, dentro c'erano i würstel, è stata una cosa un po' sorprendente quando l'abbiamo aperto. Comunque non era neanche male. Ecco qua, il nostro ripieno è pronto, lo possiamo anche mettere da parte e condiamo il nostro polletto. Ecco, il mio pollo ancora integro tutto il petto, questo volendo, se uno non lo vuole ritrovare così posizionato nel posto classico, si potrebbe anche staccare, ridurre a carne macinata anche questo e mischiarlo al nostro ripieno, ma io preferisco lasciarlo così. Lo saliamo il pollo, ecco, non esageriamo, ma dentro va salato, va tritato e adesso iniziamo a mettere il nostro ripieno. Lo spingiamo bene
facciamo attenzione comunque a non rompere la pelle, perché la parte sotto del pollo oramai è molto sottile, è quasi rimasta solo la pelle. Ecco qua, dobbiamo sempre controllare se poi riusciremo a cucirlo, ma sembra proprio di sì, anche perché bisogna insistere, spingere, fare entrare parecchio ripieno. Sì, andiamo avanti, un altro po' sul petto. Sì, perfetto, ci va tutto. Ora passiamo alla fase quella un pochino più difficoltosa, se vogliamo, ma neanche tanto. Lo cuciremo. Benissimo, adesso prendiamo proprio un ago e del filo e iniziamo questa operazione, che lì per lì le prime volte spaventa, ma in realtà non è complicata. Prendiamo proprio pelle pelle e facciamo i punti vicini, molto vicini, in modo che poi non esca il ripieno. Se necessario possiamo anche ripassarlo due volte. Ecco qua, il ripieno deve essere, diciamo, giusto, perché poi in cottura questo polletto andrà in forno naturalmente. Anche l'uovo tende, coagulando, a aumentare di volume, e quindi rischiamo che il nostro pollo esploda se esageriamo con il ripieno. Va sempre fatto in base alla grandezza del pollo. Ecco qua, non è un'operazione complicata. Ci vediamo alla fine. Ecco qua, vi volevo far vedere che già ho cucito tutta questa parte, poi qui ho dovuto fare una curva, ma quello non importa, noi lo ricomporremo, lo ricomponiamo, gli diamo la forma del polletto. Poi adesso io sono costretta, siccome di sossandolo si è rotto dietro, lo giro e lo cucirò anche qua. Cercherò di attappare tutti i buchi, perché altrimenti mi esce il ripieno. Benissimo, il pollo è cucito alla perfezione, non dovrebbe uscire il ripieno. Lo sistemiamo, bisogna sempre maneggiarlo con cura, eh? Eccolo qua, è bellissimo. Lo sistemiamo in una teglia, lo ricomponiamo carino, mettiamo un pochino d'olio, lo saliamo sulla pelle fuori, eccolo qua, poi facciamo scendere anche un pochino su, mettiamo due rametti di rosmarino, io metterei solo gli aghi, eccolo qua, ne mettiamo un altro. Poi mettiamo un bicchiere di vino bianco e lo mettiamo al forno a 200 gradi per 60 minuti. Diciamo che a metà cottura, se si è asciugato molto, mettiamo un altro bicchiere di vino bianco. Io direi che un'ora di cottura a 200 gradi è sufficiente per un pollo di queste dimensioni. Ed ecco qua il risultato finale del mio polletto ripieno. Adesso volevo fare una panoramica per farvi vedere quanto è bello. Sarà di sicuro un successo per cena. Spero che anche questa vi sia piaciuta. Arrivederci.